Eccoci, buonasera a tutti. Siamo in collegamento con una zona del vino piemontese che ai più potrebbe suonare un po' estranea, ma non per colpa dei bravissimi vignaioli che la abitano, ma perché effettivamente siamo in quest'area delle, chiamiamole delle Alpi occidentali piemontesi, in cui la viticoltura ultimamente sta riprendendo piede in modo importante, in modo interessante, ma per chi è abituato a sentir parlare solo di Langa, solo di Astigiane, solo delle zone, come dire, più rinomate, potrebbe suonare come una zona periferica. Non lo è, non lo deve essere, e noi abbiamo in collegamento Vanina Carta di Cascina Melonis, che oltre a essere il volto di questa realtà assolutamente interessante da seguire con attenzione è anche presidente del Consorzio delle Colline Saluzzesi. Ciao Vanina. Un saluto a tutti, ciao Gabriele. L'introduzione serviva un po' a, vabbè, innanzitutto a spiegare con chi abbiamo a che fare, ma anche a cercare di collocare l'azienda e iniziare a dire qualcosa sul territorio in cui questa azienda è inserita. Un territorio che in realtà ha una antichissima vocazione vitivinicola, se parliamo di Colline Saluzzesi nello specifico, ma in realtà di tutte le Alpi occidentali e che, devo dire, negli ultimi anni, grazie all'attività del consorzio, anche del consorzio dei Colline Saluzzesi, ma anche di altre realtà un po' più a nord, quindi penso alla zona di Bargi, al Pinerolese e su ancora, Valle di Susa, insomma, sta iniziando a tirare un po' fuori la testa dalla sabbia e con produzioni sempre più interessanti che si stanno imponendo all'attenzione di tutti noi bevitori. Ma prima di parlare di territorio, che insomma poi magari ci perdiamo e non ne usciamo più, visto che dobbiamo tenere anche un po' dei tempi, chiederei a Vanina invece di raccontare un attimino quella che è l'esperienza di Cascina Melonis, la sua storia e il suo presente. Molto volentieri. Noi siamo una micro azienda che produce 20.000 bottiglie all'anno, quindi come dire, siamo un microbo rispetto ai nostri vicini di casa perché siamo poi a 50-70 km da Alba e sappiamo tutti che quella è una zona dove ci sono mostri sacri e anche piccole aziende, ma anche giganti che insomma producono molte bottiglie. Quindi noi siamo davvero, davvero piccolini. Nasciamo nel 2009, quindi siamo un'azienda molto giovane perché nel mondo del vino chiaramente una decina d'anni è davvero poco per avere anche uno storico. E nasciamo un po' come così, dalla voglia di sfidare un po' le convenzioni, no? Perché come hai detto tu, questa è una zona un po' marginale, almeno è considerata marginale, ma proprio perché siamo vicini di casa di grandi colossi e di un territorio che fa un marketing appunto territoriale di grandissimo respiro con dei brand importantissimi, eccetera, eccetera. Quindi la nostra zona purtroppo partiva già svantaggiata, no? Se vogliamo dire. Nel 2009 la situazione poi era ancora più, come dire, messa male rispetto ad oggi, nel senso che oggi c'è un grande interesse crescente da parte di molti consumatori verso le zone un po' più sfortunate, diciamo così, o anche meno conosciute, zone più difficili anche da coltivare. Ma anche solo 10 anni fa la situazione era molto diversa. Ma noi siamo un po' pazzoidi, abbiamo voluto provare. Io arrivavo dal mondo del vino, nel senso che avevo lavorato in un'azienda alla morra, quindi mi ero già fatta un po' le ossa lì. E Michele era venuto in contatto con diversi produttori dell'Oero, con cui poi sono nate anche delle amicizie che durano ancora oggi. All'epoca eravamo anche molto in contatto con Matteo Correggia, che in un certo senso è stato anche un po' il nostro mentore, che poi ci ha un po' messo su questa strada, diciamo così. E da lì siamo partiti. Mio suocero aveva delle vigne, e ricordo, ah, delle vigne perché sono ancora sue.
E ricordo che quando gli abbiamo detto che volevamo fare vino sul serio in questa zona qua, lui ci ha detto non serve mai, cioè chiaramente il piemontese dice tutto, no? Insomma, era una sfida agli occhi di tutti. Abbiamo cominciato, i primi anni effettivamente sono stati molto molto difficili, perché insomma io ero quella che già allora andava a proporre il vino ai ristoranti e le porte più che aprirsi si chiudevano, e anche in modo abbastanza brusco, diciamo così. Quindi io spesso mi trovavo in situazioni di difficoltà. Michele ha sempre pensato alle vigne e alla vinificazione, chiaramente io invece mi sono sempre occupata della parte commerciale. Questa suddivisione dei ruoli esiste tuttora. Poi diciamo che nel corso degli anni le cose sono cambiate molto gradualmente, abbiamo avuto tanta tenacia, tanta pazienza. Le prime annate anche a livello di vinificazione effettivamente hanno avuto qualche criticità, perché chiaramente si partiva da zero. Però con il tempo ho notato che, soprattutto da parte dei ristoratori, non specificatamente locali, ma in generale della provincia di Cuneo, insomma, l'interesse cresceva di volta in volta. E soprattutto poi anche da parte dei privati. E ancora oggi abbiamo una buonissima clientela di privati che vengono direttamente in azienda. E tutto questo ci ha dato così poco per volta speranza, e poi è arrivato anche un premio, insomma, sulla guida. Quindi i primi anni sono stati difficoltosi, ma vedevamo, come dire, qualche piccolo segno di speranza. E questo ci ha fatto andare avanti un po' per volta, ci ha fatto crescere. Da 2.000 bottiglie iniziali siamo arrivati poi a 4.000, poi 6.000. Poi pian pianino abbiamo anche allargato la gamma dei vini. Ecco, dicevi giustamente, insomma, che rispetto a qualche anno fa, oggi c'è un consumatore, c'è un pubblico, diciamo così, che guarda con maggiore interesse e maggiore curiosità a quelle che non ce ne vogliono queste zone, però vengono chiamate un po' zone marginali o comunque, insomma, non al centro dei riflettori del mondo enologico. Però lo dicevo già nel mio pippone introduttivo, in realtà se si parla di colline saluzzesi, e quindi qui faccio più la domanda al presidente del consorzio che alla proprietaria di Cascina Melonis, se si parla di colline saluzzesi si parla comunque di una zona che ha un'antica vocazione vitivinicola, giusto? Assolutamente sì. Noi siamo una zona giovane dal punto di vista enologico, ma antica dal punto di vista vitivinicolo, perché già nel Medioevo tutte le vallate intorno al Monviso erano coltivate vite. E questo è storicamente attestato, non è leggenda, tant'è che le nostre vigne non hanno, comunque il nostro terroir, il nostro territorio, non ha nulla a che vedere appunto con quello dei nostri vicini di casa. E io questo lo rimarco sempre quando devo spiegare i nostri vini, perché ci si aspetta che siano similari o che ci siano gli stessi vitigni. Assolutamente no, noi non abbiamo nebbiolo, abbiamo la Barbera, perché la Barbera è chiaramente endemica di tante zone del Piemonte, ma oltre a questo abbiamo un sacco di altri vitigni che sono assolutamente autoctoni, che in altre zone, soprattutto in quelle di Nata, non si trovano. Ad esempio il Pelaverga, che attenzione non è quello di Verduno, è un altro Pelaverga, non c'è parente della genetica. Abbiamo lo Chartus, abbiamo la Neretta Cuneese e, parlando proprio specificatamente di quelle saluzzesi, il Quagliano. Quindi sono tutti vitigni storici in realtà che ritroviamo in vecchie, vecchissime vigne, e le nostre vigne sono dei fazzoletti di terra, no? Molto frammentati sul territorio, per cui è anche proprio un paesaggio completamente diverso. Ci sono vigne che hanno addirittura anche più di 80 anni, questo testimonia proprio come dire, la storicità del nostro patrimonio ampelografico. Insomma, la ricchezza della biodiversità è, come dire, abbastanza importante sul nostro territorio.
Quindi, come dire, le basi ci sono tutte e il presente, come dicevo, sta raccontando comunque di una scena, un'espressione abusata, però in fermento, insomma, si stanno muovendo diverse cose interessanti, si stanno muovendo, devo dire, un po' su tutto questo arco alpino del Piemonte occidentale, giusto? Assolutamente sì, ad esempio abbiamo la Val Susa che è anche molto attiva. Ad esempio so che lì lavorano molto, puntano molto sull'avanà che vinificano sia in rosso che in spumante. Poi adesso io nello specifico non ti so dare, come dire, maggiori dettagli perché non è la mia zona. Però tu Mettendo in sai che difficoltà l'hanno. lo faccio apposta così. Grazie. Non sono così preparata proprio sulle specificità di altre zone, ma tu sai che l'anno scorso, durante Svitati, insomma, abbiamo avuto, come dire, un grande successo, grande nel senso, come dire, proporzionato poi alla nostra zona, no? Dico successo perché hanno partecipato un sacco di microproduttori da molte zone alpine. Che provenivano proprio dall'arco alpino occidentale, quindi avevamo dal Pinerolese, la Val Susa, siamo arrivati anche fino alla Valle d'Aosta. Per cui è stata una bella occasione di confronto e anche per dire al mondo enologico: guardate che esistiamo. Siamo piccoli, siamo assolutamente invisibili, ma possiamo dire qualcosa, ecco, qualcosa di, non dico di migliore, ci mancherebbe, ma di diverso, assolutamente. Certo. E Svitati appunto era questa manifestazione che si è tenuta qualche mese fa, A cos'era? Saluzzo a settembre A dell'anno scorso. settembre, sì, non mi ricordavo il mese, a settembre 2019 e che appunto ha coinvolto molti produttori di questa fascia, chiamiamola così, del Piemonte e di cui avevamo scritto anche su Slow Wine. Mentre ti chiedo di inclinare un po' la telecamera perché sennò ti vedo solo mezzo mento. Così, ecco, perfetto, così l'inquadratura è davvero perfetta. Vorrei che parlassimo un attimino di vigna, no? Abbiamo parlato prima, hai citato tu una serie di varietà tipiche, insomma, della zona in cui producete voi. Magari se riesci a raccontarci un attimino quali sono le varietà e dove sono le vigne che voi coltivate, quindi come è strutturato anche il vostro parco vitato e poi soprattutto se nella gestione della vigna, voi siete un'azienda giovane, però dal 2009 al 2020 comunque 11 anni passano, ecco, se nella gestione della vigna in questo percorso è cambiato qualcosa e cosa è cambiato. Assolutamente sì. Allora, innanzitutto noi abbiamo circa 4 ettari di vigne, sono tutte vigne in affitto. Da poco abbiamo acquistato un nuovo terreno che verrà appunto anche trasformato in vigne. Però per il momento sono soltanto vigne in affitto. Si tratta di come dire, una serie di vigne dislocate in zone anche molto differenti, perché passiamo dalla zona di Saluzzo che confina con la Valle Bronda, quindi zona tipica del Pila Verga, no? Castellaro sostanzialmente, fino a Verzuolo, dove invece a 700 metri abbiamo la vigna da cui produciamo il metodo classico Olimacea. Poi abbiamo ad esempio altre due vigne qua vicino a casa, quindi sulla collina, sempre diciamo della Valle Po, però ai piedi della Valle Po sostanzialmente. Quindi insomma sono e poi altre vigne proprio sulla collina Saluzzese, quindi sulla collina che sta dietro la città alta. Per cui appunto zone molto differenti in diciamo 10 chilometri quadrati circa. Quindi chiaramente è abbastanza difficoltoso muoversi quando devi passare da una linea all'altra, quindi quando devi fare dei lavori, spesso questo comporta giornate intere, no? Perché quando tu hai vigne molto vicine è tutto più semplice. Poi, come dicevo prima, sono vigne molto piccole, quindi non riesci a ottimizzare a pieno, come dire, le energie e il tempo, soprattutto.
Per quanto riguarda i vitigni, sono appunto quelli autoctoni, come dicevamo prima, tranne il quagliano. Noi abbiamo Barbera, Pera Verga, Chartreuse, e abbiamo anche il Pinot Nero. Perché abbiamo scelto da subito, come dire, di percorrere due vie. Da una parte il recupero dei vitigni autoctoni esistenti, e dall'altra invece la sperimentazione, proprio perché siamo una zona sconosciuta, senza, come dire, come si può dire, una specie di storico, un archivio così importante come hanno determinati brand, come dire, abbiamo più campo libero, se vogliamo, in un certo senso, per sperimentare e provare nuove cose. E quindi già da subito, siccome poi eravamo anche innamorati del Pinot Nero, abbiamo deciso da un lato di provare appunto a diventare Pinot Nero, dall'altra a recuperare le vecchie vigne esistenti, che tra l'altro sono in generale tutte miste. E questo è un'altra caratteristica delle vigne vecchie. Un tempo era proprio tipico, no? Mischiare le varietà, un po' per la biodiversità, perché a fine vendemmia si era sicuri di portare qualcosa a casa, fondamentalmente. E un po' per essere sicuri di poter poi avere vino, no? Di poter pigiare uva un po' in periodi sempre un po' diversi dell'autunno, e quindi arrivare fondamentalmente a Natale con il vino, ancora con il vino. Quindi questo è un po' il principio. Invece, per quanto riguarda invece la coltivazione, sì. Nella gestione della vigna, invece, che percorso avete fatto in questi anni? Sì, allora, noi siamo partiti con una, diciamo, produzione integrata e siamo arrivati poi al biologico. Adesso abbiamo superato i 3 anni di conversione e abbiamo imbottigliato i primi 2 vini bio, che sono i 2 rossi, che usciranno da lì, e il Novamel, che usciranno nel 2022, perché chiaramente ci sono i 2 anni di invecchiamento. Siccome appunto questi usciranno soltanto nel 2022, abbiamo deciso di allineare, diciamo, l'uscita di tutti i vini bio al 2022, per non uscire prima con i vini di pronta beva con l'etichetta bio e arrivare dopo con i rossi con l'etichetta bio. Cioè non sfasare le due uscite, ma farne una soltanto. Certo. Tra l'altro, insomma, abbiamo parlato, hai citato tanti vitigni, tutti rossi praticamente, no? Però io so che c'è anche qualche vite di bianco qua e là, e che soprattutto le zone più montane di questo arco occidentale del Piemonte in passato avevano comunque una presenza abbastanza importante di varietà bianche, per lo più condivise con l'altro lato della frontiera, quindi con i vicini francesi, giusto? E voi forse avete anche qualcosina, no? Noi abbiamo qualcosina, abbiamo dello Chasselas e del Gouais Blanc, che sono appunto 2 vitigni rarissimi, che almeno qua in Italia, che il conte Reineri di Lagnasco, che appunto ci ha lasciato in affitto la sua vigna, ha ripiantato appunto nel suo appezzamento. Lui era un grandissimo ampelografo, diciamo, senza titolo di studio, però amava andare alla ricerca di vecchi vitigni e poi, insomma, sperimentare. E aveva trovato appunto questi 2 vitigni in Alta Valle Mare e in Alta Valle Scura, e poi li ha in qualche modo, insomma, fatti vivere nella sua vigna. Per cui noi oggi siamo in grado di produrre un bianco che è un uvaggio di questi 2 vitigni, sono 60% e 40%. Dei vitigni. E sono vitigni assolutamente alpini, perché lo Chasselas chiaramente si ritrova anche in Svizzera, e il Gouais Blanc addirittura è originario dell'Europa centrale ed è probabilmente uno dei padri dello Chardonnay. Quindi sono vitigni abituati alle temperature fredde, probabilmente resisterebbero anche ad altitudini maggiori. Adesso sono, la vigna è sui 400 metri. Ma probabilmente se li piantassimo più in alto avrebbero un risultato ancora migliore.
perché sono molto beverini, hanno una bella acidità, come dire. Il vino è un vino aromatico, no? Una bella spalla acida. Tant'è che nei dintorni di Macra, che è una località in Valle Maira a circa 900-1000 metri di quota, ancora oggi si possono vedere i terrazzamenti che un tempo, e purtroppo oggi non più, erano vitati, in cui varietà di... Assolutamente. La Valle Maira è ricca di questi scorci. Ti faccio un esempio. Vicino al paese di Stroppo c'è una faccenda che si chiama Vignali, dove si vedono ancora proprio questi terrazzamenti. Esatto. Nome. Se la topografia non inganna, probabilmente. Esatto. Bisogna andare di nuovo a colonizzarli, ci penseremo nel prossimo futuro. Abbiamo parlato quindi di vigna, di varietà e di territorio. Adesso farei un passo invece al chiuso, quindi entrerei un attimino in cantina per chiederti insomma, quali sono, come definiresti, ammesso che si possa definire, lo stile di vinificazione che voi utilizzate, che voi adottate, e se negli anni, in questi 11 anni di attività, l'approccio alla vinificazione e alla maturazione dei vini è cambiato e eventualmente in che modo. Allora, noi abbiamo un approccio abbastanza eterogeneo alla produzione dei nostri vini, perché abbiamo dei vini assolutamente tecnici, come il rosato e il metodo classico, e invece abbiamo dei vini a fermentazione spontanea come il bianco e i rossi. Quindi abbiamo approcci assolutamente differenti, ma questo nasce un po' dall'atteggiamento, dicevo prima, nel senso che noi avevamo bisogno fin dall'inizio di sperimentare, proprio perché questi vitigni di cui ti parlavo sono vitigni anche sconosciuti per noi, nel senso che nessuno in realtà sapeva come poi si potevano comportare in una fase di vinificazione professionale, perché chiaramente qua il vino se lo siamo sempre fatti tutti, no? In casa, a livello domestico, però poi un'altra cosa è chiaramente la vinificazione professionale. Per cui per noi è sempre stato importante provare. Abbiamo provato strade diverse. Sul rosato, diciamo, il rosato è il metodo classico, per forza abbiamo dovuto intraprendere questa strada. Il rosato anche per una questione estetica, se vogliamo, perché i nostri vitigni hanno una quantità di antociani, i rossi, particolarmente elevata. Quindi per fare un rosato è necessario un controllo assoluto in fase di macerazione, per esempio, no? Perché la macerazione deve essere brevissima, altrimenti diventa subito un rosso, banalmente. Quindi questo per fare un esempio. Il metodo classico per forza di cose, perché hai bisogno di fare, come dire, un piede più, eccetera. Quindi, quei due sono per forza identici. Sugli altri abbiamo sperimentato una forma un po' più libera, tra virgolette, e direi che per noi, per la nostra filosofia, funziona bene, e quindi noi continuiamo insomma a utilizzare questo approccio senza preconcetti verso niente, perché l'idea del naturalismo assoluto non fa parte del nostro background, ma proprio perché per necessità non possiamo permetterci di, come dire, di non seguire le regole minime nella produzione del vino, ma proprio perché siamo una zona totalmente sconosciuta abbiamo bisogno comunque di imporci con vini che siano sempre piacevoli, che mantengano degli standard, questo è importantissimo, altrimenti rischiamo di non fidelizzare il nostro consumo. Certo, e quindi hai sottolineato più volte giustamente questo aspetto della ricerca, della volontà e della necessità di continuare a fare ricerca, quindi se io ti chiedo quali sono le qualità che tu e Michele, tuo marito Michele, vi proponete di ritrovare nei vini che realizzate. Magari insomma dipende, visto che ne state facendo di diverso tipo, però forse provo a girare la domanda in modo leggermente diverso, così la centriamo. Cosa deve avere un vino
per te Vanina, un vino, il vino di Cascina Melonis, insomma, ricchezza, pescata, allora noi insomma sono facilità di beva, dove allora deve andare a parare? Da quando produciamo puntiamo soprattutto su una cosa, sulla facilità di beva. I nostri sono vini, lo diciamo allo sfinimento, almeno cerchiamo di fare dei vini gastronomici che siano facili da bere, soprattutto mangiando, e di cui si finisca la bottiglia. Per noi il massimo complimento è quando il nostro cliente ci manda la foto della bottiglia finita. Cioè, questo è veramente per noi il top. Quindi freschezza poi, assolutamente sì, perché la freschezza è un po' quella che identifica il nostro terroir. Chiaramente sono uve che hanno un'acidità maggiore rispetto alla media, no? Quindi hanno l'acidità chiaramente si trasforma anche in freschezza, e se ben giocata l'acidità ti può dare tanti valori aggiunti, come il bouquet, appunto, la freschezza sia al naso che in bocca, e la facilità di beva. Quindi cerchiamo di utilizzare a nostro vantaggio una qualità che per tanti anni in questa zona è stata considerata un elemento sfavorevole, no? Ma perché la vinificazione per tanti anni è stata fatta in modo un po' consumtivo, se posso dire. E oltretutto la prova della bottiglia che finisce è, secondo me, la prova della bontà di un vino, nel senso che quando non c'è difficoltà nello svuotarla, evidentemente vuol dire che avete fatto un ottimo lavoro e che i vostri vini, devo dire, succede sempre. Quindi avanti così, avanti insomma anche non solo nel lavoro che state facendo come Cascina Melonis, ma in tutto quello che state portando avanti a livello di territorio. Io abito non molto distante, quindi sento questa cosa in modo particolare, soprattutto perché voglio avere sempre più bravi produttori di vino vicino a casa, così riesco ad arrivare più in fretta alle bottiglie che poi stazionano sulla mia tavola. Detto questo, Vanina, io ti ringrazio davvero, perché è stata una chiacchierata assolutamente piacevole, e auguro a te e a tuo marito Michele Fino, che ti dà una mano in azienda, buon lavoro per questi mesi che portano alla vendemmia 2020, ma anche per il futuro chiaramente, e insomma speriamo, cioè, sicuramente avremo occasione adesso di vederci anche in azienda. Va bene, grazie a voi, grazie a te, arrivederci presto. Buona serata. Grazie, altrettanto.